Ciao a tutti, quest'oggi sto per illustrarvi un video diverso dal solito, un video che non ho mai fatto prima d'ora, una sorta di unboxing. Il famoso oggetto in questione, che a momenti scoprirete per la prima volta assieme a me, è stato da moltissimi classificato come il migliore qualità-prezzo della sua specie. Prima di aprire il pacco, volevo precisare l'assenza di spese doganali, IVA, dazi, eccetera eccetera. Con immenso stupore, ho ricevuto quest'oggi il pacco da Essedia, ossia Poste Italiane, senza pagar nulla. Ma tutto ciò ha un perché, e la mia dose di culo oggi è stata dalla mia parte. Bang God, infatti, ha eseguito la spedizione mediante Express Mail Services, dichiarando, non so se riuscite a vedere, un importo di neanche 22 dollari. La fortuna mi ha baciato, e l'ispezione doganale è passata liscia. Probabilmente il pacco di dimensioni e peso contenuti ha fatto la sua parte. Per una volta, è andata bene pure a me. Ma veniamo a noi, apriamo subito questo scatolone. Visibilmente abbastanza ammaccato, speriamo all'interno sia tutto in ordine. Ta-ta-an, ecco che si inizia ad intravedere qualche logo. Ebbene sì, trattasi di un prodotto Xiaomi. Quanti di voi hanno già capito il suo contenuto? Esatto, si tratta proprio del Mi Drone, il drone dell'anno, in versione 4K, by Xiaomi. Qualche ammaccatura al cartone esterno, ma vediamo subito il contenuto. Il packaging è di livello spaziale, molto Apple style, direi. Eccoci qui, il fantastico Mi Drone, da tempo desiderato. Ben imballato e protetto, i quattro motori sono ben posizionati e fermi da questi gommini morbidi. Stranamente, la batteria era già nel proprio alloggiamento, anche se sembra non facesse contatto. Questo non mi piace, maledetto controllo qualità cinese, speriamo comunque la batteria non riporti difetti. Un leggero clic sul tasto batteria, per visualizzare il suo livello di carica. La mia, è arrivata con un 75% circa. Per aprire i due supporti, basterà applicare una leggera forza. Il tasto che invano sto premendo, servirà a premerlo solamente per riposizionarlo in modalità trasporto. Tolto il primo strato, noterete la suddivisione scelta da Xiaomi, numerando il packaging e la sua apertura. Andiamo perciò con ordine. Allo scompartimento 1 troviamo 4 eliche, con chiusura rapida, molto più comode da inserire e togliere rispetto alla versione Mi Drone 1080. Più altre 4 eliche di scorta, benissimo. Allo scomparto numero 2, non troviamo assolutamente niente. Ci dovrebbero essere state le 4 protezioni per eliche, con questa versione 4K, non le troviamo. Punto 3. Gimbal, il cuore di questa versione, ossia 4K. Vedremo prossimamente se la qualità rispecchia le aspettative. La andremo ad innestare al drone tra breve. Terzo scompartimento, parte 2. Il radiocomando. Anche questo di un bel colore bianco, e ben protetto. Liberiamo le due leve e posizioniamo le antenne. Buona anche la sua impugnatura. Quarto scompartimento. Troviamo un caricabatterie, anch'esso rigorosamente di color bianco. Da una estremità ci sarà questo strano connettore, dove collegheremo la batteria da ricaricare. Mentre dal lato opposto, inseriremo il cavo di alimentazione 230 V. Troviamo anche un cavetto USB terminante in micro USB, ci servirà per collegare un telefono cellulare. Io collegherò il mio iPhone, e quindi di questo cavo lo utilizzerò esclusivamente per la carica del radiocomando. Adattatore Wi-Fi, USB, il collegamento tra radiocomando e device, cellulare, tablet eccetera, lo si può fare anche wireless. Non conoscendo gli effettivi tempi di risposta barra ritardi video, terrò stretto il mio amato cavetto USB. La terrò comunque di emergenza. Non si sa mai.
cavo di alimentazione 230 volts, rigorosamente con attacco cinese. Se vi serve un adattatore, vi lascio il link in descrizione al video per acquistarlo. E qui, in queste scatole, teoricamente dovevano contenere la batteria, nel mio caso saranno, appunto, vuote. Ed anche questa vuota, di contenimento per l'imballaggio. Per quanto riguarda il punto 5, ed ultimo, troviamo una pagina, scritta in cinese, che potrei tirare alla sorte, parli della garanzia eccetera eccetera. E di un manualetto di istruzioni e primo uso, anch'esso rigorosamente in lingua cina. Per fortuna nel web lo si trova in inglese. Vi riporto il link in descrizione al mio video. Una delle ultime pagine, si intravedono le caratteristiche del drone. Ecco. Interessantissimo. Quando ho ordinato questo drone, ero frustrato di non poter rimpiazzare questo radiocomando con il mio Taranis Plus. Devo però ricredermi. Questo radiocomando ha una buona impugnatura ergonomica. Presenta qua e là delle strisce in gomma antiscivolo. Ed anche i due gimbal sono molto maneggevoli e fluidi. Ma questo lo testeremo per bene prossimamente, in volo. Al lato superiore, troveremo l'alloggiamento per sorreggere lo smartphone, fino a 5/6 pollici. Per mini tablet, servirà la staffa di supporto, optional. Una breve pressione del pulsante di accensione di sinistra, visualizzerà il livello di carica del radiocomando stesso. Al lato inferiore, se riesco a aprire il vano, troviamo il connettore USB standard, per connettere il cellulare o chiavetta Wi-Fi, ed un connettore micro USB, per ricaricare la batteria del radiocomando. Per questo mini video unboxing è tutto. Vi lascio ad una carrellata di foto. Ed anche questo, mi drone, verrà aggiunto alla mia vetrinetta di volo. Tutti i velivoli, per ora, al completo. Mi drone. ZMR250. Warlark 80. Ladybird. Floreon FX10 Mini. I loro due radiocomandi. La Matafor Sky Taranis Plus. E per finire, il radiocomando mi drone. In questo canale, non vedrete nessun video di questi velivoli in azione. Se volete vedere il mio drone, o gli altri, in azione, seguite il mio canale dedicato al volo, gli schianti di Bigolino, cliccando qui in alto a destra. A breve pubblicherò qualche ripresa in 4K del mio drone. Grazie della vostra visione, come sempre, se il video vi ha incuriosito, vi è piaciuto, non scordate di lasciarmi un like. Se avete dubbi o domande potete lasciare un commento al video, e se non lo avete già fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao!